Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Signore e signori, eccoci qua tornati, io sono Telenas qua, affiancato da Feracton. Ragazzi, ragazzi, che bello, ragazzi, che bello. Adesso ci sono i G2 contro i Vitality, ma nel game precedente i Vitality hanno fatto un game che lo vai a guardare e vedi all'inizio 40 minuti di partita, oddio, non avranno fatto niente. Mio Dio. Sono 40 minuti è di stato gioco uno... perfetto. È stato non uno stomp. Non era uno però stomp. Però è stato un game dove hai visto dall'inizio alla fine come giocare, ok? Come si gioca la macro, come si gioca la mappa. Magari in maniera un po' particolare. I Vitality non sono esattamente il team che gioca super convenzionale, lo sappiamo. Però il loro livello di gioco durante questa partita è stato assurdo e... Andando a guardare quelli che sono i fattori chiave di questa partita, no? Perché parliamo di G2 Vitality, sì. È già stata giocata ieri, i G2 hanno demolito i Vitality. Totalmente. Molta della priorità della formazione dei G2 durante la pick and ban phase è stata mossa verso la giungla, no? Hanno cercato di target bannare Kikis, però Kikis se n'è uscito con Kindred ed è riuscito comunque a liquidare i ragazzi dei G2. Perciò credo che molta della priorità adesso debba spaziare dalla giungla alla corsia centrale. Credo che debbano cambiare, debbano modificare il loro focus. Perché okay. Abbiamo visto in questo game quando Jizuka è un champion con la quale si trova bene. Ieri Zoe, oggi è stato Ryze. È un giocatore di un altro livello. È ha davvero qualcosa durante, di assurdo. Allora, durante lo split però, se vai a guardare le sue performance con Zoe, certi sì, game sì, è stato un po' proprio... altalenante. Però credo sia stato anche lo stato del team in sì, quel momento. Che allora, per chi non l'avesse visto, c'è stato questa intervista da parte di Sports Observer, se non ricordo male, nei confronti di Gilius, che gli è stato richiesto come mai è stato vinciato, che cosa succede attualmente nella sua carriera. In pratica ha descritto la situazione dei Vitality dall'inizio dello split fino ad fino adesso. Inizio dello split erano belli convinti, belli carichi, dopo il bootcamp in Corea prendono, partono, cominciano discretamente bene, non hanno performance eccezionali a causa del fatto della 8.11 patch che ribalta tutto il meta e nessuno era pronto, davvero nessuno era pronto a questa sì. meta così su due piedi. Una settimana dopo sì, ma la prima settimana zero. Sì, la prima settimana è stata problematica per tutti. Per però tutti, è stato... Heimerdinger Fiddlesticks è stata tirata fuori dai Vitality. Esatto, e dici, le sembravano essersi adattati. Poi arrivano verso la metà dello split, sono all'ottavo game, chiusa quella settimana, Gilius dice... In quel momento sentivo che io e il mio team non eravamo sulla stessa pagina, non ci trovavamo bene, sì. stavamo facendo discussioni su modi di giocare e ognuno sembrava avere un'idea diversa di come giocare e eravamo un po' tutti... voci fuori dal coro. Ok, magari c'erano Jizuka e Kabocher che pensavano in un modo, Attila e Jektroll in un altro, sì. e io ero in mezzo con una terza idea. Dice, proviamo a cercare qualcuno che ci possa effettivamente aiutare. Chiamano Kikis come consulente, nemmeno come jungler, come consulente, sì. vediamo se il suo punto di vista ci aiuta. Benissimo, arriva, decidono, proviamo a farlo anche giocare. Tanto era un jungler, era molto bravo, era estremamente capace nel suo ruolo e magari il suo punto di vista fresco in giungla ci aiuta. Lo fanno giocare, nelle scrim funziona da Dio. Dicono, va bene, lo mettiamo in uno nostro roster. Testiamo sullo stage. 2-0 la prima settimana. Contro i Fnatic. Che erano in super forma durante quel periodo. Non dico altro. Da là in poi, Gilius decide di autobenciarsi. Proprio spontanea volontà decide di autobenciarsi. Sì, funzionano meglio. L'effetto Reckless ha colpito anche i Vitality, mettiamola così. L'idea di autobenciarsi per far giocare qualcun altro. Che gioca meglio con quello che resta sì. del team. Perché non perché è che Gilius sì. giocasse male le prime settimane. Se tu vai a guardare le prime 8 partite della settimana dello split dei Vitality, guardavi Gilius e dicevi, ma cavolo, sta giocando bene. Anzi, Jizuka era molto più criticato a confronto con sì, Gilius. Sì, era quello con più problemi. Jizuka ha cominciato a riprendersi in questo adesso split sì, dalla terza settimana in poi. Ha cominciato sì, ad avere pian piano era salire. Un po' altalenante. E poi queste ultime settimane qua, da sì. quando è arrivato quello Kikis. Per favore inquadriamo, guardatelo. Quanto sei bello. È proprio quanto contento sei bello. Si vede proprio che hanno trovato questa atmosfera di tranquillità ancora di nuovo. Che era uno dei punti forti dei Vitality. Era uno dei motivi
per cui vedevi molti dei loro fan essere felici di seguire i Vitality, perché però, sono questo team molto tranquillo, molto rilassato. Però abbiamo parlato tanto di Vitality, parliamo un po' di G2, perché comunque i G2 esports, lato, la situazione è un po'... I G2 sono in questa situazione strana dove sembrano una settimana andare bene, la settimana successiva andare completamente malissimo, a scatafascio, poi la settimana successiva sembrano degli dei scesi in terra, distruggono tutto e tutti, e poi distrutti loro. Cioè è una cosa molto strana. Questa settimana è stata un pochettino l'ultima, cioè è stata l'ultima versione, quella del... La scorsa settimana abbiamo giocato bene, questa è meglio se intiamo ogni singolo game fuori controllo. E adesso è da vedere che cosa tireranno fuori questa partita, perché allora, ricordiamo, i Vitality col fatto che hanno già vinto uno degli spareggi, se vincono anche questo, sono secondi! Sono secondi in classifica nella season regolare, poi ci saranno i playoff e saranno già in semifinale. Col fatto che sarebbe grosso secondi, perché sarebbe colossale arrivare già in semifinale significa che in punti, perché ricordiamo, per prendere il secondo slot per i mondiali, per tutte le regioni, adesso vale sia per USA, sia per NA, sia per Cina, sia per Corea, devi prendere il posto attraverso i punti. I punti si guadagnano durante tutto il corso di entrambi gli split. Alla fine a seconda primo split del ti danno X punti e durante alla fine dello split, dopo i playoff della Summer, ti danno altri punti. E ricordiamo, che sono di più. G2 e Vitality hanno due punti differenti. G2 in questo momento hanno 70 punti. Lo Schalke 0, non è nemmeno arrivato ai playoffs. Mentre i Vitality hanno 30 punti perché sono arrivati a 40. Cioè sono arrivati 40, quarti. Sono arrivati quarti. Perché, okay? Perché i membri degli Splice avevano vinto il terzo quarto posto. E quindi la terza giornata di cast comincia a bollire anche un pochino a me. Però in generale, se tu vai in uno scenario di parità, è sempre quello che è arrivato più in alto nel Summer Split, quello che prende la priorità. Quindi bisogna vederle quelle, altrimenti hai un'altra occasione durante il Gauntlet e i punti, chi ha più punti viene messo più in alto all'interno del Gauntlet. Ma quindi togliamo ha più ogni di dubbio, signori e signori, entriamo nella selezione dei campioni e vediamo un po' che cosa tireranno fuori dal cappello i Vitality e i G2. G2 che devono categoricamente vincere questo game. No, ancora se vogliono in giungla. Arrivare... G2, dai! Avete capito che non è quello il problema? Bannano Ryze, quello l'hanno sempre bannato nei confronti di G2. Sì, ma hanno bannato Tarandole e Olaf. Hanno usato due ban per Kikis quando l'hai visto. Ieri Kindred era un problema. Vogliono baitare Kindred, allora, forse? Kindred era un problema. Kikis ha giocato anche una Thalia contro i Giants, dove li ha bannato. Anzi, contro gli H2K, dove li ha completamente asfaltati. Però questo campione è già andato. I G2 potrebbero effettivamente andare o per Gragas selezionati oppure immediato per Kindred, e con il fatto che hanno early pickato Gragas mi fa pensare al fatto che i Vitality non vogliano veramente prioritizzare Kindred così presto. Tuttavia il problema adesso dei G2 sta nella prioritizzazione della top e mid lane. Vedremo come la gestiranno man mano che andremo avanti nella pick and man phase. Secondo te cosa daranno priorità ai Vitality? Perché allora hai detto tu può essere selezionata Kindred, ma Kindred sarebbe un rischio considerato quello che è il pick di Gragas. È un rischio in generale, perché se lo vai a selezionare ora magari G2 hanno confezionato una draft apposta, visto che Kikis è stato il fulcro centrale di vittoria di ieri dei Vitality. E in questo momento ha chiamato Kennedy e ha detto Kindred? Sei sicuro? Sei sicuro? Ce la possiamo fare? Vogliamo andare? Hanno anche Brom, quindi okay, Ezreal. Vanno per Ezreal, quindi un pick un pochino più safe. Vogliono permettere a Jektroll di avere un po' di più presenza sulla mappa. E penso che anche quello fosse uno dei limiti di quel Thresh prima, che Varus non può pushare da solo, Varus non può stare da solo. Quindi Thresh, che magari voleva andare a fare roaming e quei mobility me l'hanno fatto intuire, non glielo permetteva. Xayah Rakan, risposta immediata. Questo è bello da parte dei G2. Questa è una tipica draft dei G2, dove vai a early piccare bot lane, mantieni tutta la tua priorità su mid e top lane, che così riesci a concedere il counter pick ad almeno una delle due corsie. Mentre i Vitality, credo che una delle soluzioni al problema potrebbe già essere prendere mid lane qui, però poi ci sarebbe il problema in giungla. Quindi... Galio disponibile. Cioè, adesso però l'unico problema starà nel che cosa fai giocare a Kikis, perché se i Vitality sono disposti a prendere questo Galio Nocturne così presto, vuol dire che tu hai abbastanza sicurezza nella champion pool di Kikis Nocturne, da poter dire io avrò sempre qualcosa da prendere. Ricordiamolo, Kikis è il tipo che ha tirato fuori Udyr nei playoffs. Nel senso, questo tizio può giocare qualsiasi cosa, non sto scherzando. Ragazzi, per fare uno spaccato storico, Kikis ha giocato TF jungle con l'oggetto da attack speed contro i TSM e li ha disintegrati. Non è un giocatore da sottovalutare, assolutamente. Bannano giustamente Nocturne in G2 perché Galio Nocturne. Non puoi andare a giocare contro Galio Nocturne. Però uno dei pick che ancora è a disposizione, anche se non è il massimo, ma funziona molto bene in combinazione, è Camille.
Camille Giungla contro Camille top lane. Puoi flexare. Hanno bannato 4 jungler. Cioè, tu immagina uno scenario dove adesso, dato che Kindred è bannata, tu vai a prendere Camille in questa rotazione e te la gestisci come flex tra la top e la mid lane. Al tempo stesso tu hai bannato 2 mid laner che danno fastidio a Galio, e i G2 non sanno, oh mio Dio, e adesso quella Camille dove va? Cosa prendiamo in top lane? Poppy. Oh, okay. Vanno per Kavoshar su Poppy. Bello, blocchi Rakan, blocchi Gragas. Ehi, quella non è una Poppy top lane, te lo dico io. È per Kikis in giungla. Yes. Dici, addirittura sì. Viene selezionata Zoe per Perks e Cho'Gath in corsia è superiore. È stato giocato in NALCS. Anda dei 100 Thieves, okay. Ha distrutto Dardock giocando jungle Poppy. E di là avevano Lee Sin. Gragas funziona più o meno con la stessa logica, con il fatto che però ha meno danno e comunque tentativo. Quella di è una jungle Poppy. Quella è jungle Poppy, te lo dico io. Hanno fidati di oh, me. Oh, hanno Kavosh. Hanno... No, hanno Jarvan, Galio e Poppy. Quanto sono belli i Vitality. Dai. O è Kiki's giungla. Dai. È Kiki's giungla o Aspetta, perché Jarvan jungle o Poppy jungle? Fateci vedere. Jarvan è un che belli che siete. Jarvan era un bait. No, Poppy era un bait per la top lane e poi hanno piccato Jarvan e lo mettono in giungla. Quanto sono belli. Cosa? Oggi, quanto sono belli. Allora, è una team comp che comunque da eseguire non è facile. Quello è vero. Perché se fai un errore o concateni male quelli che sono i fulcri di ingaggio. Poppy jungle. È Poppy jungle per davvero. All'ultimo secondo. Lo sapevo. Ricordatevi, fino a 20 secondi possono cambiare effettivamente l'ordine dei personaggi. Quindi è Poppy jungle e Jarvan top lane. In effetti Kavoshar non gioca Poppy. E quindi mi stupiva, infatti dico, davvero ragazzi, Poppy top. Kikis è una garanzia. C'è ben poco da dire. Kikis. Kikis ti fa divertire. Sono sconvolto. Kikis ti fa divertire. Sempre. Sempre, non delude mai. Io lo sapevo che quella sarebbe stata Poppy jungle dall'inizio. Wow. Oh mio Dio. Wow. Io pensavo tipo al flex di Camille. Dice Camille Galio funziona molto bene. Però è la stessa logica qui. Fondamentalmente tu utilizzi Poppy come anti-engage o come re-engage per impedire l'uscita. Andiamo a rivedere l'intervista di Mafkan. È qualcosa che non abbiamo visto da molto tempo. In un match vitale come questo, cosa piccheresti? Play top, like Vicisachi inspired me and then Vicisachi mi ha ispirato con quel pick di Poppy. E semplicemente hanno selezionato Poppy per mettere la top lane, ma poi hanno detto è stato un errore selezionato per questo, mettiamo la giungla. Quindi si sono adattati al volo o era una strategia? Allora, non lo so. Mi stupisce questa affermazione. Questo va oltre la mia comprensione, però questo è Kikis che va proprio full coraggio in giungla. Guarda che rune ha preso. Quello è Electroshock più Sorcery. Niente Bone Plate. Quello è semplicemente Kikis che ha deciso: ora gioco Poppy a modo mio. Beh, allora, ragioniamoci un attimo. Dall'altro lato hai Jankos che o andava di Predatore o di Electroshock proprio con l'idea di fare danno, perché hai comunque Cho'Gath come frontline. Fai tank come oggetti, ma vai oggetto da jungler a P prima e poi tank. Sì. Quindi l'idea di vedere una Poppy aggressiva come risposta non è neanche così strano. Però comunque mi fa strano. È Poppy con l'elettroshock in un match di spareggio. Voglio vederla in azione, sono super curioso. Allora, il pathing early game. Allora, io per rianalizzare la jungle Poppy ripenso al game dei 100 Thieves che hanno giocato. E Poppy jungle è stata giocata con questa logica, ok? Io splitto la mappa 50-50 facendo jungling verticale, prendo la giungla nemica solo quando è Dardock a fare un invade per primo con Lee Sin. E credo che più o meno la stessa logica si applichi con Gragas, con l'ovvia differenza che Gragas è un pelino più veloce di Lee Sin a pulire i campi ed è meno minaccioso. Livello 1 di Zoe, abbiamo visto Perks cosa è in grado di fare. Più di mezza vita che parte, Jizuke che... Questo primo livello basta una carica di pozione a corruzione, due giusto per essere sicuri al 100% di ritornare full vita. Topside, sì. Credo che qui Kikis sappia il fatto che Jankos abbia già preso il primo scatto nella zona superiore. Ah, invece no, si porta a contestarlo.
questo non è una scelta così felice, perché Kikis, i Vitality avevano il lume e il blue buff, c'è ancora, sì. E sapevano quindi dell'inizio di Jankos in topside. Quindi in questo caso l'adattamento da parte di Jankos è stato molto intelligente, che è stato pulire subito la zona superiore della giungla. Invece di fare jungling verticale è ritornato a ripulire la sua zona inferiore. Perciò bell'adattamento qua da parte di Jankos. Molti avrebbero fatto il pensiero contrario, del tipo: ho pulito topside, quindi adesso vado a prendere la giungla avversaria nella zona superiore e poi vado a prendere lo scuttle botside. Devo stare attento, però qua Jankos è veramente basso di vita. Adesso si sta spostando Jankos. Aia, bolla, 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 bolla. Bolla della nanna che va a segno. Count. Facile kill. Oh! Ci lascia l'ultimo d'attacco. First blood per Perks. Questo non è stato il massimo da parte di Jizuke? No. La bolla della nanna connette istantaneamente, mentre Kikis è ancora a livello 2. Si porta a mid lane, ma viene visto ovviamente dal lume. Credo che i G2 reagiranno. Centrale. Ok, possono reagire, ma non hanno il danno necessario. Kikis che qua si sposta. Jankos ha perso mezza vita dall'ingaggio di Kikis livello 2. Oh, ok. L'Electroshock? L'Electroshock su Poppy, signore e signori. Però adesso, avendo già pulito tutta la zona superiore, Kikis può portarsi botside. C'è ancora l'altro scatto, il crab, però c'è un lume. Molto bravi qua i G2. I G2 stanno giocando veramente un ottimo early game in questa partita. Hanno veramente un'ottima analisi dei movimenti dei Vitality. Si vede che hanno studiato rispetto alla partita di ieri. Ovviamente ancora il game non Jack è finito. Qua va aggressivo su Yarn. Perde metà vita. Wadid che si lancia in avanti. Jackal costretto a flash difensivo. Salta! Flash in avanti. Cosa? E stunna contro il muro Yarn. E porta a casa la vita. E se la prende Attila. Intanto Galio va a uccidere Jankos. Potrebbe esserci l'ingaggio. Jankos non ha il flash. Un altro tornado. Arriverà il teletrasporto da parte di quella Xayah. E quindi non continueranno questa aggressione. Cioè, Vitality estremamente aggressivi in questo early game. Kikis con il flash in sottotorre per assicurare quella prima uccisione nelle mani dei Vitality. Davvero roba molto stile Yakety Sax, però andremo a vedere l'esecuzione della giocata nella corsia centrale. Perks con l'ottima bolla della nanna su Jizuke, che arriva in questo momento. Zero lumi per i Vitality, che vuol dire che Jizu non aveva la più pallida idea della presenza di Gragas in mid lane. Bel tentativo col flash, però l'ultimo basic in grado di chiudere l'uccisione. Qua Kikis adesso tornerà in giungla, e questo è uno dei problemi di Poppy, però la difficoltà nel pulire i primi campi di giungla senza oggetti. Almeno inizialmente ce l'ha questo problema. Non è una cosa immediata, però. Nel senso che non è un problema che dura nel tempo, è un problema immediato. Però il fatto è che comunque devo complimentarmi con i G2 per questi primi 5 minuti di partita, perché hanno letto perfettamente quello che era lo stesso plan che i Vitality avevano applicato nella partita scorsa, giocata nella giornata di ieri, contro i G2 stessi, appunto. E quindi hanno letto il pathing di Kikis nell'early game e hanno reagito di conseguenza, negandogli così la possibilità di avere subito lo Scuttle Crab top lane in livello 3. Perciò davvero bella roba da parte dei G2 Esports. Il fatto sta che comunque la bot lane, Yharnam, ha lasciato l'apertura, perciò istantaneamente ha capitalizzato Kikis, non molto reattivo, Yharnam con il flash. Però errore meccanico da parte dei G2 Esports. Kikis molto bravo a capitalizzare. Giustamente riesce a trovare un minimo vantaggio. Jackal potrebbe subire quel l'ingaggio. Muro. Quel muro, l'idea era bloccare il richiamo dell'incantalame, che ci può stare, però devi essere estremamente reattivo. È arrivato in ritardo, è stato bloccato ugualmente. Un po' lento Jackal oggi, non la migliore delle sue giornate. Crop push in nella corsia inferiore. Ovviamente tu aspetti Xayah Rakan nel vincere la fase di corsia nel 2v2. Brom un ottimo deterrente però nell'impedire che ciò accada, comunque che accada con grazia. Livello 6 per Kaboshard. Wunder ha il flash, quindi comunque la possibilità di gank c'è per i Vitality. Ma non è esattamente il 100%. Occhio. Contro Wunder troveranno la combo. No, non c'è il knock up. Arriva però la ultimate di Galio. Jankos non ha il flash. È un doppio provocazione. Troveranno anche la vita di Wunder. Kikis prende uno, prende il secondo, lo prende Jarvan. Kikis è ancora in vita. Kaboshard però è così basso e così giù che non ha mana. Non ha mana, non può fare nulla. La lanciano contro il muro. Poco da fare. Kaboshard potrebbe trovare il knock up. Prende l'uccisione, lo shutdown in mano a Jizu, che è ben felice di prendere la vita del mid laner dei G2. Quel knock up di Cabo quanto era clean. Bella roba, il knock up, la bandiera, lo stendardo, più la drag, più il flash in avanti per allungare il range del knock up. E questa assicura la terza uccisione in quella corsia superiore. Wow Cabo, per un ottimo lavoro da parte dei Vitality nel leggere l'azione top lane. Bloccare Yharnam qua.
Wadid è anche basso, quindi non possono nemmeno permettersi di controingaggiare corsia inferiore che comincia a aggredire anch'essa. Ricordiamolo, ancora una volta, se Vitality vincono questo game, 100% assicurata la seconda posizione, quindi è molto importante per loro. Guardiamolo qua, andiamo a rivedere le play. Perché qua, a parte Kikis, non stanno Wunder al muro. Arriva l'ulti di Galio. Jankos non ha il flash qui. Non si aspettavano il Galio che si muovesse dalla corsia centrale verso quella superiore, quindi esplodono. Kikis non può fare molto, onestamente, in questa azione, però riesce ad avere uno stun cruciale in questo momento, quando Perks ingenuamente face checka il cespuglio, viene stannato sul muro e quindi lascia l'apertura a Jizuke e a Kaboshard di poter reingaggiare in quella corsia superiore. Jizuke era senza mana qui, poteva andare solo di basic attack. Continuava a farlo, poi gli è tornata la passiva e ha allastittato letteralmente Perks, schiacciandolo per terra. Ora corsia centrale più facile da gestire grazie al fatto che ha acquisito quello shutdown e più che altro quella... quel catalyst fa un'enorme differenza a livello di sustain in corsia. Sì, molto molto importante. Nel mentre Jizuke ancora una volta quella corsia centrale, bello tranquillo in realtà, perché a questo punto del matchup con il catalyst, mi veniva da dire, però l'ametista degli eoni in quella corsia centrale può avere un'enorme quantità di sustain in questi scambi. Comunque vedere Jizu che prende e fa il taunt contro l'avversario, qua trova il knock-up, trova la full combo su Perks, addirittura aggredisce Kikis che tira semplicemente un dash e un auto-attacco per ucciderlo. I Vitality sono in forma smagliante nella giornata di oggi, 5 uccisioni nelle loro mani, adesso il dive nella corsia centrale, Perks non ha il teletrasporto, perciò perderà questa intera ondata di minion. Jankos cerca di fare da deterrente, ma potrebbe arriva morire anche lui. Ingaggio, c'è il knock-up, al flash arriva però alle spalle. Ok, al flash, infatti immediatamente viene utilizzato, Kikis si è rallentato dal barile rotolante, giustamente se ne fugge via, non ha bisogno di continuare l'aggressione. Kikis oppure, ancora, guarda. Scherzavo, scusa. Scusa, non rivedere le play. Qua Jizuke, credo che Perks non si aspettasse il flash, perché Kikis non era in vision, era passato da topside dove ci sono doppi lumi di controllo. Tanto, mentre ancora un dive in top lane. Ingaggiare su Wunder, Kikis è lì presente, potrebbe fare flash e Mustun contro il muro, infatti va a segno. Facile kill per i Vitality. Sono on fire oggi. Smarfando, Kikis sta carriando i Vitality. È 2-1-4. Oh mio Dio. Guarda la curva dei gold. Quello era però il game di ieri. Cioè, questa era la partita di ieri. Dico, cavolo, che lungo questo grafico. Sono passati solo 10 minuti, ragazzi. Kikis? Io adesso, io se fossi negli Unicorns of Love, mi starei mangiando le mani. Proprio mangiando le mani, cioè, no, raga, perché l'abbiamo lanciato. Ah, mi ricordi dove sono locate quest'anno le finali del... Spagna. In Spagna, dove? Sì, Madrid. A Madrid? Ok. Come mai? Volevo per avere un ricordo. I Vitality quindi tornano, meglio, 4 quinti della formazione dei Vitality, Gilius compreso, tornano in madrepatria sotto un certo punto di vista. E tornano dai, sì, Giants. Letteralmente, sì. Che di fan ne hanno creati. Più che potrebbero. Più che altro Attila. Ipotetico. Allora, consideratila, portoghese, chi non va a vederla quella finale? È vero. I fan ne ha bizzeffe. Che è buffo perché i Vitality hanno portato... che, sai qual è la cosa divertente? In National League anche Jizuke aveva un'enorme fanbase. Non sto scherzando, perché veniva considerato lo Stallone italiano anche lì. Quindi, però, tante cose divertenti, tante piccole storie riguardo ai vecchi Giants. Adesso Vitality ovviamente. Sì. Primo italiano e primo portoghese. Sta arrivando il teletrasporto in corsia inferiore. Ingaggia a parte i Jackdroll. Provano a fuggire. Ma Kikis con la presenza ferrea blocca Wadid. Ma andrà a morire Yharnam. Facile uccisione ancora una volta. Stanno distribuendo anche bene queste risorse. E adesso prenderanno la torre della corsia inferiore. Il primo sangue della torre, il primo blocco andrà nelle mani dei Vitality. Questa volta, a differenza del game di prima, non è sullo scaling, ma questo è classico Vitality. Early game esplosivo, Kikis costantemente nella faccia del jungler avversario, almeno fino a quando Jankos non arriva Jankos. L'ha bloccato. Lo lancia via con quello che è il martello del custode. Ah, però Perks che prende un'uccisione, ne prenderà una seconda Rakan. Okay. Jackdroll che semplicemente si sacrifica. E però le uccisioni vanno su Rakan e sì, però Gragas. Comunque il primo sangue nelle mani di Vitality in ogni caso, perché c'era la pressione nella corsia centrale. Jizuke ha sbagliato qua, perché è tornato nella corsia centrale quando aveva l'ulti di Galio e doveva rimanere nel range della corsia inferiore. Se i Vitality avessero voluto prendere quella prima torre e avessero voluto prevenire quelle tre uccisioni nella corsia inferiore, perciò un pochettino un errore di giudizio qua da parte di Vitality come team, non solo di Jizuke. Però rivediamo l'azione in bot lane.
dove Jacktroll semplicemente l'ottimo flash ulti, presenza ferrea per bloccare l'uscita di Wadid. C'è ben poco che onestamente possa fare il povero Yarn. È stato completamente liquidato. Però andando a rivedere che cosa hanno fatto qua i Vitality, vedi, Jizuke è andato prima verso la corsia inferiore, poi è ritornato in quella centrale. Appena hanno visto questa apertura i G2 hanno detto: ok, allora possiamo ucciderli tutti, perché abbiamo Zoe che aveva che ha provato a seguire Galio nella corsia inferiore. Quindi è stato facile per loro capitalizzare. Sì, ma come stavo dicendo prima, che ripartisse un attimo l'azione, hai ottenuto due uccisioni. Ne hai ottenuto tre uccisioni. Una è infinita nelle mani Perks, ma per il resto Perks non ha ottenuto niente oltre a quella singola uccisione, perché le altre due kill sono finite, una su Rakan e una su Gragas. Non la migliore della distribuzione delle risorse. E questo è importante, perché quando certo. sei un Gragas che, ok, ha un po' di ability power, quindi comunque non è che non ne trai vantaggio. Rakan ha una build aggressiva a livello di support normale contro la lane con quello che è un Braum. Non è qualcosa che vuoi. Quando comunque puoi dare 3 kill a Perks, preferisci dare 3 kill a Perks. Sì, sì. Però comunque non è drammatica la situazione per i Vitality. Non hanno perso tantissimo da questa azione top lane. Anzi, il bot lane, attenzione, su Wunder. Kikis che sta aspettando fino all'ultimo istante per fare il dash. Jacktroll, teletrasporto. Possono lanciarsi? No, Kikis ha tankato troppi colpi di torre. Preferiscono portare rispetto anche perché sapevano che Wunder aveva ancora a disposizione il flash. Quindi a questo punto dicono piuttosto: prendiamo priorità top lane, Wunder non ha il TP, portiamoci al messaggero. Tra l'altro i G2 hanno già risposto con la corsia centrale. Cioè i Vitality sono un po' bloccati nella rotazione. Sì, sono stati un po' lenti nel portare avanti questa rotazione. Quello è in primis. Bolla della nanna. No, niente da fare. Attila che conquista in solitaria la torre della corsia inferiore. Vitality dovrebbero riuscire a difenderla questa, grazie a quelli che sono i venti di guerra. Arriva l'ingaggio a parte Wadid. Doppio knock up. E qua provocazione su più versione. E qua Jizuke riesce a salvarsi. Adesso trova il knock up. Wadid andrà a morire grazie all'entrata dell'eroe. Knock up di Cho'Gath che blocca l'ingaggio aggressivo di Kikis. E questo è un momento panico dei G2, perché qua hanno schiacciato il bottone panico, perché li ho visti. Premete tutte le R, presto! Cioè, andare di questo dive qui con Attila con il TP dalla corsia inferiore, Galio con l'ulti e il taunt e Jarvan è praticamente un suicidio, specialmente se consideri quanto sensibile al di fuori di Cho'Gath sia la formazione dei G2 Esports, perché Jankos è andato di Ekir unici, non è tank in questo momento, non per è resistente niente. Per niente. Infatti è stato fatto completamente saltare in aria il povero Rakan di Wadid. E hanno salvato la corsia centrale e al tempo stesso hanno preso la corsia inferiore. Quindi questo è totale vantaggio di Vitality. Assolutamente, infatti vedi il tabellone adesso segnare 1500 gol di vantaggio circa. Guarda qua, Wadid si lancia in avanti, ingaggia, ma è un Galio. Adesso riduce tutti i danni percentuale, viene provocato. Jankos costretto al cronografo. Arriva l'entrata dell'eroe, Wadid muore soltanto di entrata dell'eroe. Non c'è molto che possa fare, tra l'altro i G2 erano loro all'inizio ad essere messi male qui, perché infatti i danno ai campioni in realtà sono stati i G2, tra virgolette, a vincere la battaglia in questa fight. A livello di danno, ok, ma se distribuisci i tuoi danni male e li hai distribuiti su tante persone, non hanno impatto, non trovi un'uccisione, non trovi la superiorità numerica, non puoi continuare l'ingaggio. Sì, però in generale comunque i G2 erano stati bloccati nella rotazione. Comunque i G2 hanno giocato meglio la parte iniziale, dove hanno detto ok, capitalizziamo nella corsia centrale e quindi mandiamo i Vitality un pochettino a vuoto, che non sanno come orientarsi a questo punto perché devono scendere dal fiume. Mentre messaggero, adesso messaggero facile da parte dei Vitality, se lo possono permettere. Hanno preso pressione inizialmente con Yarnan, che ora è andato a pushare. Perderanno la torre a corsia centrale per messaggero, che ti dà una scommessa su una futura torre. Puoi permettertela, ma devi sfruttarla molto molto bene. Attenzione, top side. G2 ancora cercano un qualcosa all'interno della giungla dei Vitality. Ovviamente la visione dei Vitality concede l'informazione della presenza dei G2 nella zona superiore, perciò nulla da fare per i G2, nulla di fatto nel ricercare qualche membro in profondità all'interno della giungla dei Vitality. E onestamente, per come stanno giocando i Vitality adesso con il messaggero, possono avere varie scelte. Possono andare per la corsia centrale e cercare di prendere la T2. Possono andare top lane e prendere la T1.
Ci sono molte alternative adesso per i Vitality. Oppure tieni il messaggero per un'occasione col Baron attorno al 20esimo. Ma c'è la top lane. La top lane penso che sarebbe la cosa più sensata andare a... Lo vai a applicare top lane, tanto capocciare del teletrasporto e vai per il drago della nuvola. Potrebbe essere un'impostazione. Prendi due obiettivi neutrali e ottieni il... ottieni entrambe le cose o ne ottieni almeno una senza risposta. E quindi sì, quel messaggero potrebbe ad esempio andare fino alla seconda torre. Assolutamente sì. Mentre volevo andare a dare un'occhiata un attimo a queste build, perché abbiamo parlato di Gragas con gli Echir unici, ormai un classico per quello che riguarda questo campione. Dubito andrà per altri oggetti da ability power. Messaggero top lane. E adesso, cioè, torre è andata. Non penso che andranno per quello che è il drago della nuvola, però. Messaggero che alla fine dà una singola testata. Bene, nel G2 vanno per il drago della nuvola, perché essendoci il messaggero top lane, questo continuerà a spingere in profondità, quindi Kavoshar lo accompagna, sì, per ora. I G2 adesso sono in una situazione dove devono sacrificare praticamente tutto il bottom side per la pressione che Kavoshar è riuscito a prendere adesso con il messaggero. Fortunatamente riescono a pulirlo abbastanza in fretta. Però rimane i Vitality, pezzo dopo pezzo, continuano a cementificare sempre di più il loro vantaggio. Rispetto al game che abbiamo visto poco fa, quello contro lo Schalke, i Vitality hanno di nuovo cambiato faccia, dove giocano molto di più per l'early game, giocano molto di più per queste fasi iniziali e snowball fuori controllo. Però adesso hanno rallentato. Sì, adesso stanno trovando il loro Si sono resi ritmo. Conto che attualmente non possono tirare così tanto la corda, riprendono un attimo calma. Prendiamo un attimo il controllo, abbiamo comunque i nostri 3000 gol di vantaggio, se non li buttiamo via... Che cosa ci fa Kikis lì? Che Kikis è là? Chi pensa di trovare? Wadido Yarnan? Non è in vision? Wunder potrebbe essere bloccato nella rotazione verso la corsia inferiore. C'è Galio che lo sta raggiungendo? Adesso trovano il knock-up. Non so quanto danno gli faranno. No, neanche tanto. Kikis infatti va a ingaggiarlo, trovano quel knock-up lì, ma niente di più. È un po' di aggressione per una ultima di Poppy, che il cooldown è abbastanza basso, ma... Sono risorse che vai a utilizzare per danneggiare un pochino un Cho'Gath. Vogliono divarlo? Sì, il verdetto del custode è stato usato. Non c'è l'ulti di Poppy? Addirittura l'aggressione. Flash, ingaggio, knock up, doppio knock up, provocazione. Ultimo attacco. Non sembrano aver trovato l'uccisione. Wunder potrebbe sopravvivere. Sì, si salverà. Arriva l'entrata dell'eroe. Uscita dell'eroe, che però non va a segno. Bastava un ultimo autoattacco di Attila. E ora vanno per l'ingaggio aggressivo. I G2 possono permetterselo, sanno che hanno la superiorità numerica e i Vitality devono solo fuggire. Jack Troll trova la bolla della nanna. Knock up. Eccola. Non va a segno il knock up, ma trova la bolla della nanna. Perks. Adesso quella paddle star è stata sufficiente. No, perché l'indistruttibile era up. Ancora una paddle star e ancora un ultimo. Ma Jack Troll aveva il flash. Poteva in teoria evitare l'ultima l'ultima stella vagante. Non si aspettava forse. Oh, bella ulti. Bravo Ezreal, che ha trovato, ha forzato un recall rimandato. Guarda, purtroppo ha mancato l'ultimo Mystic Shot, infatti lo rivediamo qua. Ha mancato il primo, il secondo ha colpito, il terzo missa per un pelo. Non si aspettava il flash, è andato molto di predict qui. Bellissimo barile esplosivo. Perciò Jizuke, bellissimo barile esplosivo, viene mandato sotto torre. Un peccato per i Vitality, perché l'idea non era sbagliata di questo dive. L'esecuzione comunque era ok, se non fosse stato per quell'ultimo colpo mistico che è andato completamente a vuoto per Attila. La Jackdroll ovviamente viene inseguita e uccisa. Non c'è molto da commentare su questa singola azione, dato che aveva il flash. Poteva in teoria doggiare l'ultima paddle star verso l'alto. Poteva, ma aveva timore che magari ci fosse ulteriore follow up da parte dei G2. Dice: preferisco tenermi il flash magari per un ingaggio sicuro. Bolle a nanna che non va a segno. Paddle star bloccata dall'indistruttibile di Brom. Attila comunque ne fa di danno col True Shot Barrage, eh? Mm-hmm. Messo abbastanza bene all'interno di questa partita. Già completato la mura mana da un po' ormai. Mi pare sia andato per la virtù della triade. Infatti sì. Seconda goccia vuole andare ovviamente per la Seraph Embrace build, no? Dove vediamo cominciare a staccare la seconda goccia, poi Lama del Re in rovina, poi vai a chiudere la vai a chiudere appunto l'abbraccio serafico. Niente rush di Lama del Re in rovina contro un Cho'Gath, però che no ma se la fa adesso, solo sì, che ha già la seconda goccia. Ah, dici, ok, adesso si fa soltanto, preso la goccia. Sì nemmeno rushato. Ah, ti vedi, ha già una spada lunga. Sì quindi sì, sta sì, andando per la Lama del Re in rovina. Sì, ok no, la perché sciabola di Bijou. La cosa è che ormai è forza di vedere Upset che prende Ezreal e non prende la seconda lacrima finché non ha completato la Lama del Re in rovina. Il cervello mi sì, quello è... mi si intrippa ogni quello volta. È interessante. Beh, più che altro vuole anticipare lo spike di Lama del Re in rovina, perché il costo è così basso. Ingaggio direttamente su Wunder, non ha il flash, non può fuggire. Un replay dell'azione di prima? Sì, ma è molto più facile uccidere un Cho'Gath che non ha il flash.
Vero? È facile uccidere. Sì. Ok, perfetto, ok, ce l'hanno fatta. Attila, questa Wadid volta ha colpito tutti i sei skill shot. Wadid ha attivato la ultimate. Vabbè. Voleva cercare l'ingaggio. Ma e beh, che dire? Non c'è molto era da, già da morto. Commentare. Era già morto Cho'Gath. Così tardiva questa aggressione. Questo tentativo di aggressione. Adesso assedio facile in corsia inferiore. Perks è ancora in corsia centrale. Non vuole difendere la bot lane. La sacrificano così. È così tanta pressione che perdono su questa corsia. Cade la corsia inferiore. Questo è ottimo per i Vitality. Sembra essere un pochettino, sotto questo punto di vista, un copia e incolla del game scorso, dove hanno tutta la priorità nella corsia inferiore e da lì riescono poi a muoversi al Baron, perché la corsia inferiore porta priorità nella corsia centrale, che poi porta la rotazione al Baron. Quindi diventa abbastanza semplice da lì impostare tutto quello che riguarda il Baron bait, la vision nel fiume e tutto il resto per i Vitality. Quindi speriamo per i Vitality che ci sia uno scenario simile. Il modo per i G2 di contrastare questo avvenimento sarebbe cercare di, prima che la bot lane cominci a pushare, già di ottenere priorità mid lane e di buttare giù i lumi nella zona del Baron. Da lì poi i Vitality sarebbero troppo spaventati dal muoversi verso la corsia centrale. Si creerebbe quello scenario simile dove le due side lane che pushano per i Vitality e la mid lane che viene pushata in. Addirittura vanno per il Baron a 23 minuti così. Hanno visione però i membri dei G2, almeno se lo stanno aspettando? Sembrerebbe di no! Sono arrivati così tardi, 4000 HP. Ultimo di Bianco per rallentare. Bianco scopredatore, barile esplosivo che viene bloccato dalla distruttibile di Jackdroll. E ora dovrebbe essere una facile prendere lo smite. Infatti si poppi immediato lo smite. Jizuka andrà a morire, si sacrificherà. Così anche Kikis. Però hanno preso il Baron. È un premio di consolazione per i G2. Due uccisioni nelle loro mani. In teoria potrebbe cadere anche la seconda torre della corsia superiore. Se riescono a tenere la prima senza problemi. Anche se forse col Baron buff i Vitality riuscirebbero a stallarli. Sulla seconda, bella... sì, sulla sì. Seconda sì, non sulla prima. La prima era già bassa di HP. La prendono. I G2 hanno risposto bene, ma in ritardo. Molto in ritardo. Sì, molto in ritardo. Jizuke, così come Kikis, ovviamente, le due vittime sacrificali. Ma se vuoi prendere l'obiettivo importante nel game e cercare di prenderlo, tra l'altro, senza essere notato dall'avversario, qualche sacrificio lo devi fare. Per forza. Nella zona del Baron, specialmente con la chiusura che hanno avuto con il predatore di Jankos. Andiamo a rivedere le play. Infatti, guarda quell'indistruttibile. Bellissimo il verdetto del custode di Kikis. Boom! Ma anche l'indistruttibile di Jektro, che ha bloccato immediatamente il barile esplosivo di Gragas, sì. Non permettendo ai G2 di bloccare i Vitality che lo stavano facendo. Ora un ottimo lavoro. Poi Kikis si è rigirato. Ha detto: piuttosto che sacrificare qualcun altro della mia squadra, preferisco morire io. Non aveva nemmeno il flash in quella situazione, quindi non poteva nemmeno scappare. Quindi ha detto: ok, mi rigiro, prendo tempo, voi andate. Giustamente, così che va effettivamente giocato. Sarò sincero, mi sarei aspettato Jackroll che morisse, non Kikis e Jizuke. È stato un po' quell'impostazione iniziale da parte di sua che mi faceva dire: vabbè, ha già perso mezza vita, dai, sarà lui a morire. No, Kikis e Jizuke. Adesso Drago della Montagna, quindi facilitati gli assedi sulle torri, su comunque gli obiettivi neutrali. Guarda ancora una volta, hanno questa fissazione per la corsia inferiore. E top lane si sta staccando un'enorme ondata di minion in favore dei Vitality, che andrà a pushare ovviamente nella metà campo dei G2. E penso che ora andranno per lo split push in corsia inferiore con Kaboshard e in 4 in corsia centrale. 4 tra virgolette in corsia centrale. Tra mid lane e la jungle, semplicemente. Sì, adesso semplicemente controllo di mappa. I Vitality cercano di prendere quanti più lumi in profondità all'interno della giungla dei G2 possibile. Kikis che prende un bello schiaffo dalle pad star di Perks. Era là a pulire due lumi di controllo. Mi piacerebbe che Kaboshard con il TP andasse ad utilizzare, o Attila, perché anche lui ha il teletrasporto, andassero ad utilizzare quell'ondata di minion nella zona superiore. Infatti, infatti arriva un TP. Zeralva, questo è di Attila. Perciò adesso si sono resi conto della wave che stacca nella corsia superiore, quindi i G2 devono cercare di reagire in un modo o nell'altro. Invece i Vitality cosa fanno? Costringono i G2 a rimanere in corsia centrale e poi seguono immediatamente Ezreal, che ha accompagnato l'ondata di minion top lane. E questa è un'altra torre della tier 2. Ancora una volta prendono controllo di mappa, continuano ad applicare un buon controllo di mappa con la visione in giungla, che è il fulcro centrale. Ultimate di Poppy per lanciare via quel Cho'Gath. Lancia Gragas, che ha lanciato via tutti, ma non ha fatto niente. Arriva l'ingaggio direttamente su quello. Yharnam è qua, il primo a morire uno. Wadid riuscirà a fuggire? No, la ultima di Ezreal porta a casa quella kill. Okay. Bunder e Jankos sono presenti, ma non possono far nulla. Jankos è troppo basso in vita. E i Vitality hanno preso un inibitore in corsia superiore. Torna in base Kaboshard, ma altre le trasporta a disposizione, così come Jizuke. Che Vitality vogliono chiuderla qui? Non penso.
Semplicemente volevano provare a baitare gli avversari per vedere se ingaggiavano. Non c'è l'ingaggio. Ora Vitality. Vabbè, si accontentano dell'inibitore. Sono stati qua bravi G2. Si accontentano. Sono stati qua bravi G2 in realtà. Molto bravo Perks, perché l'intenzione di Vitality con il recall di Kaboshard e Jizuke, il doppio teletrasporto, poteva essere la chiusura. Kaboshard o Jizuke che tanca la torre con ondata di minion buffata dal Baron. Rivediamo il replay qui, perché tutto parte da Kikis con la bella ulti sul povero Wunder. E Perks è dal lato, quindi i G2 sono splittati. Kaboshard vede l'opportunità assieme al Galio di Jizuke e capitalizza istantaneamente. Davvero molto bravi su questo dive. La botlane di G2 esplosa, buona parte del DPS è andato. E quindi Perks tentano la chiusura, però Perks ha flashato raccogliendolo da per terra con il furto magico ed è andato istantaneamente a bloccare l'avversario. Ha bloccato sia il recall di Jizuke sia di Kaboshard, quindi ha impedito la potenziale chiusura, la possibilità di chiusura da parte dei Vitality. Qua con 5000 gol di vantaggio e la pressione in corsi superiore, il fulcro di pressione di Vitality dovrebbe essere verso la corsia centrale e corsia inferiore. Utilizzano Kabo in corsia inferiore. Sensato, è Jarvan, di pressione ne mette molta più di Jizuke, per quanto Jizuke abbia un buon way clear. La velocità d'attacco data dallo standard e comunque dallo standard passivamente e attivamente quando lo va a utilizzare permette a un campione di attack damage di scalare molto molto meglio sulla pressione. Ci stavo pensando adesso, ma questo non è un bel game per Jarvan. Per nel senso, nulla. Non è un bel game per essere Jarnan. in questa situazione, con Jizuke che ti flasha in faccia e ti utilizza il taunt. Sarebbe bello avere una QSS su quella Xayah. Sarebbe fondamentale a questo punto della partita. Ok che Jizuke non avrà ancora il flash per 3 minuti circa. Quindi per ora non è una minaccia in sé per sé. Ma se arriva a Kabo, si lancia e Jizuke va a seguire, è così facile trovare un ingaggio. Ancora una volta, il push nella corsia inferiore continua, il Baron arriva in 1 minuto e mezzo. Vitality continuano a separare i ragazzi dei G2 sulla mappa ed è più o meno la stessa cosa che è successa nel game dello Schalke. Perché hanno doppio teletrasporto, possono permetterselo. Perks lanciato via, barile esplosivo da parte di Gragas, bloccano Kikis, ma immediatamente a presenza ferre ha bloccato l'ingaggio di Wadid. Poco da fare, i Vitality dovrebbero riuscire a sopravvivere. Qua Jizuke è troppo basso di mica, Jarnan è libero di fare tutto il DPS del mondo. È morto Jankos, quindi scambio di mid laner per jungler. Jektor potrebbe morire, ultimo colpo, ultima coppia di piume che non va a segno. Jektor si salva. Ancora una volta Jektor rimane proprio con uno spunto di vita. Quanto è disgustoso Brom. Oh mio Dio. È soltanto dall'inizio dell'anno che continua a essere permapiccato o bannato. Quindi Bravi ancora una volta qua i Vitality nel riuscire quantomeno a salvare il salvabile durante questa fight. Perché G2 avevano un buon fight nelle loro mani. Perché Perks, guarda, aveva utilizzato l'ulti, quindi quando viene utilizzato il verdetto del custode lui ritorna indietro e quindi riprende la posizione precedente. Quindi Vitality stanno facendo un dive. Invece che in 5 contro 4, in 5 contro 5 non era la situazione che volevano. Ed è il motivo per cui Jizuke muore all'inizio del fight. Però Attila con l'ottimo sbarramento arcano riesce a prendere, anzi sbarramento energetico, riesce a prendere l'uccisione. La banana spaziale, come la banana chiamata. Spaziale. La space banana. Qua, allora, 10 secondi al Baron, 40 secondi al Dracomontagna. Vitality che hanno la pressione top lane gratuita grazie al fatto che hanno preso l'inibitore. Metteranno pressione grazie a Kaboshard che ora è stato mandato in corsia inferiore. E c'è anche Jizuke. Sì, doppio TP, è la stessa storia del game precedente. Ok. Uguale. Ma era più facile per un Ryze andare a prendere queste torri a confronto con un Galio. Qua Kabo e Jizuke vogliono provare a ingaggiare su Wunder e forzare poi... Oddio, non so reazione. Se uccidere Wunder sia fattibile. No, non penso abbia abbastanza danno. No, Wunder ha tipo 5000 HP quasi. 4434. E la Gargoyle Stone. Però a differenza del game di prima, qua i Vitality devono chiudere in fretta. Perché comunque il DPS comincerà a scarseggiare tra un po'. Galio non esattamente la più grande fonte di danno immaginabile. Puntano a questi grossi teamfight, no? Dove riesce ad uccidere subito la backline e la frontline diventa completamente arriva inutile. Wunder, occhio. Da parte di Kabo, c'è la provocazione, da parte di Jizuke. Di danni ne hanno grazie ai danni percentuali dei venti della guerra. Su Wunder, sembra sì. Proprio che ce la fanno. Redenzione in arrivo, potrebbe salvarsi Wunder. Trovate un altro knock-up. Wunder no, ha non ha ancora flash. Ancora. E adesso troverà il knock-up. Sì, finale Jizuke. Però potrebbe morirci perché è arrivato alla fine Perks. Flash attraverso il muro. Kabo comincia a zonare Perks. Jankos? Che continua ad andare aggressivo. Jankos è in corsia inferiore e per questo i Vitality vanno a farsi il barone Lashor. Sanno perfettamente che Jankos è lontanissimo.
quindi cronografo non anche, wow. Prende tempo, deve prendere soltanto tempo, Cabo. Shutdown, okay, che va nelle mani effettive di Perks. Wadide e Yarnan. Però cosa riusciranno a fare Yarnan Wadide? C'è teletrasporto a parte di G2 che non penso possono fare. Oh, il knock up del Baron che ha bloccato il verdetto del custode. Baron preso però. Baron preso, 7000 gold. Hai tolto la vita a Wunder usando un sacco di risorse. Però vedi, è sempre, per un Baron, stessa, è sempre la stessa strategia del ho il teletrasporto nella mid lane, ho il teletrasporto nella top lane, mando tutte e due nella corsia inferiore, riusciamo a fare un pick e da lì prendiamo il Baron. Perché se riusciamo a fare pick singolo e qualcuno deve venire a rispondere a noi, o prendiamo l'inhibitor bot lane o prendiamo il Baron. C'è ben poca storia, Ancora una volta i G2, mi sa che non hanno visto lo scorso game perché si sono fatti fregare la stessa maniera dello Schalke. Ancora una volta. Ancora una volta la strategia funziona. Sì, e la cosa è questa, quando vedi questi team che sono team di alto livello e la strategia è, non è che sia sempre la stessa perché non la applicano sempre allo stesso modo, ma è abbastanza leggibile quando vedi che manca totalmente il gadget della mappa, vedi Kavoshar che sta pushando da solo in maniera aggressiva, senza avere così tanta visione. Due domande cominci a fartele. Sottovalutano ancora una volta la presenza di G2. I G2 si sono fatti fregare da parte dei Vitality. Perciò un buon lavoro da parte di Jizuke e di Kavoshard. Per adesso niente doppio TP. Quindi vedremo come lo gestiranno. Hanno Gali in corsa centrale. Push con il Barbaro. Quadit potrebbe cercare l'ingaggio. Non ha ancora il sogno di Shurelia. Vediamo se riusciranno a pulire bene i G2. G2 senza problemi. Yarnan con quella Xayah fa tanto danno. Fa così tanto danno. Ah, però scoordinati qua i Vitality perché non allineano le minion wave. Se quando devono anche staccare quella top lane, la wave bot lane. Aspetta, guarda la top lane però. Però si sta ancora staccando, è quello il problema. E penso che sia per quello che stanno aspettando a pushare aggressivamente. Qua ingaggio da parte di Rakan, il knock up, il barile esplosivo. Oddio, la concatenazione dei controlli è mostruosa. I danni sostenuti di Yarnan si cominciano a far sentire. G2 si lancia, trovano uccisione su Wadid e trovano anche la vita di Yarnan. E questo dovrebbe essere una facile pulizia perché Kavoshard è arrivato. Tentano l'ingaggio su Perks e semplicemente attira salti in avanti. Wunder troverà la vita di G2, ma poco importa. I Vitality potrebbero finire in questo esatto istante. Wunder, Gargoyle sombri da parte sua. Ah, ci sono per me. Andiamo al diavolo, Wunder. Chiudete il game. Infatti, soltanto per lo swag. Infatti, flash in avanti, prendono la sua vita. E quella è la torre del Nexus. I Vitality sono in semifinale dei playoff. Ah, ce l'hanno fatta i Vitality. Questo è il secondo posto assicurato da parte loro. I Vitality sono secondi. Chi l'avrebbe detto ieri? Tutte le stelle si sono, i pianeti si sono allineati. I Vitality sono secondi. Oh, Dio mio. Ti ricordo che la quinta settimana erano 5-5. Erano quasi nel baratro. Oh, signore. Non ci credo. Assurdo. Adesso davvero G2, assurdo. E adesso i G2 stanno sudando freddo perché sanno che se non vincono contro Schalke sono quarti. Wow. Oh. Questa è stata una bella, bella serie di partite. Wow. Sono curioso di vedere la prossima per vedere il livello di Schalke G2, come riusciranno a resettare arrivando alla prossima partita. Ma quando i Vitality giocano così bene con questo livello di esecuzione, chi ha detto che Gallio non ha danno? Tu. L'hai detto. Non è vero, però. Attenzione. In late game hai detto. In late game è contro i super tank, ok? Sì. Quando stacchi Magic Resistance. Quello è assolutamente vero. Su quella Xayah era Khan, però di però danno ho detto ne che ha la, che la, ho detto che la backline la burst, quindi non è quello il problema. Quello è vero, è vero. Infatti hai visto Jizuke flashare in avanti col taunt su immediati eventi della guerra. Subito tira il pugno in avanti e guardiamo qua, questo è il bracket dei playoff. E qua adesso dipende semplicemente il posizionamento tra Schalke e G2. Vedete, possono essere in entrambe le posizioni, possono essere o contro i Misfit o contro gli Splice. Perciò dipende, andiamo, dipende dal match prossimo. Perciò andiamo a Madrid. Sì, effettivamente si va a Madrid. Si va a Madrid, i Vitality vanno a Madrid. Wow. Ok. GG Vitality. Sono in semifinale i Vitality. L'avresti mai detto all'inizio dello split? Allora, inizio split nel senso prima dello split o... No, no, inizio split proprio le prime settimane dei Vitality. No, vedendoli no, così no, le prime settimane no. Però magari prima delle prime settimane avrei detto magari se migliora, se sistemano alcuni dei loro problemi possono diventare molto più forti. E si è visto. Però così è... Non pensavo che
Allora, c'era la meme durante la Spring Split di benciate Gilius e vedete che tutto si risolve. E poi vedi Gilius tornare per la Summer Split, le prime 4-5 settimane gioca molto bene. E prime 5 settimane, perdonatemi per essere proprio preciso, spaccato. E dici, vabbè, dai, non è Gilius il problema. Benciano Gilius e risolvono ogni singolo ogni problema. Ma sai cos'è? Che non è neanche tanto il giocatore singolo in sé, ma è come funziona con esatto, il resto del team. È più un'integrazione che ha un giocatore specifico nel resto della squadra. E secondo me oggettivamente non c'è molto da raccontare. Quindi questo vuol dire che oggi ci saranno solo 3 partite. Perché la prossima partita è la bella. Esattamente, è letteralmente la bella tra quello che sono tra terzo e quarto posto. Perciò ancora rimanete qua su PG Esports, perché vedremo i G2 Esports andare a giocare contro lo Schalke. Tutte e due battute dai Vitality, allora, motivo per cui adesso sono in seconda posizione. Però allora, avete capito l'idea. La cosa è questa: io guardo la draft e vedo, ok, picchi Gragas, ci sta, è un buon pick, è abbastanza neutro, lo togli a Kaboshard. Poi vengono selezionati Brom e Ezra, due pick sicuri, stanno per la loro corsia inferiore, tranquilli, non hanno fatto niente di eccezionale, però hanno funzionato bene. Xayah Rakan, in questa patch richiedono così tanto tempo per scalare se non gli dai risorse. Beh, quello è vero, però comunque è una delle botlane più forti del gioco, nel 2v2. Ma se non gli hai dato risorse... Ed è quello secondo me il problema. Nel senso, i G2 nelle ultime settimane hanno avuto la tendenza nel gankare un pochino di più botlane, ma non l'abbiamo visto in questa partita, al di fuori di quella singola azione di Perks, in quel singolo misplay, direi, più dei Vitality. Perché G2 si era mosso di nuovo verso la corsia centrale invece di rimanere nella botlane, e una serie di problemi è andata a capitare da lì in poi. Hanno punito bene i G2, sì, hanno visto che Galio non c'era, però detto, ok, puniamoli. Il discorso qui è molto di più una questione del... Ok, i G2 non hanno giocato troppo al di sotto, però secondo me ancora, guardando l'esecuzione di questo game, guardando alcuni dei movimenti di Jankos, perché i primi 3-4 minuti erano perfetti da parte dei G2, avevano letto benissimo, però poi Yharnam non flasha bot lane e muore. Molto semplice, cioè, è questa la storia. Non flash all'aria di Poppy, che è una cosa che in pro play è abbastanza comune. Era nel vicino senso... al muro, oltretutto. Cioè, non è neanche una questione di guardi. Lo flash in anticipo, lo flash di predict. Quindi, un po' problemi di questo tipo meccanici. Poi Jankos si è spento completamente durante le fasi centrali, non ha fatto più niente. Alcuni barili esplosivi erano belli, ma non erano sufficienti. Sì, ma non ha avuto lo stesso impatto che ha avuto precedentemente nel game, no? Questa era la settimana no di Jankos. L'abbiamo visto, no? Davvero. L'abbiamo parlato prima della partita. Jankos ha avuto delle settimane sì e delle settimane no. Questa era la settimana no. Decisamente. Quindi credo abbiano ancora sentito la batosta di ieri della sconfitta contro appunto i Vitality. Che quella era brutale. Sono arrivati in questa partita con un piano. Poi una volta finito quel piano, con Yharnam che muore botlane, tilt. Totale, davvero. Tornando alla draft, selezionano Galio e qua è proprio campanello d'allarme. Banna Jarvan. Sì. Hanno bannato Nocturne e Kindred. O Camille, insomma, rimuovi campioni. Allora, Camille ancora puoi gestirla. È molto più difficile giocare Jarvan Camille. Avevano appena giocato contro il Schalke. Letteralmente, hanno appena giocato Jarvan. E Cabo è così bravo con sto Jarvan. Gestisce qualsiasi matchup quasi alla perfezione. Perché comunque qualche errore a volte l'ha fatto, è normale, significa essere umani. Ma no, e bannano Nocturne e Kindred. Io ti devo interrompere perché abbiamo una tripla intervista con Jizuke, Attila e Kikis. L'ultima volta che eravamo seduti qua, mi stavo congratulando con voi per aver battuto lo Schalke. E comunque, l'errore mio dalla parte dell'ultima volta. Complimenti per questo secondo posto. Come vi sentite oggi? Pensavate che sarebbe andata così? Abbiamo usato il momento di ieri, l'inerzia di ieri. And we felt really strong. We noi lost ci sentivamo molto forti e tutti si fidavano degli altri, erano confident, erano convinti che avremmo vinto e semplicemente ci siamo fidati l'uno dell'altro delle call e delle azioni che avevamo impostato. Da quando tu sei entrato il team ha avuto un'enorme trasformazione. Che cosa pensi che tu abbia portato per cambiare la rotta dei Vitality? Penso che attualmente siamo un team abbastanza unico. Abbiamo un playstyle insolito che nessun altro team europeo ha. Idea about the game. So yeah, I think me
me like doing the early game. Penso che semplicemente col fatto che io sono il responsabile del piano durante l'early game ci permette di arrivare più facilmente alle fasi avanzate di partita. E so come gestire meglio per il team. Capitalizzo su ogni errore che fanno nell'early game. Ok, prossima domanda. Hans Sama on his own signature pick. Domanda per Attila e poi per Jizuke. Hai battuto Hans Sama, hai battuto Yarnan e l'hai appena distrutto. Cosa pensi che pensi di essere il migliore di carry in Europa? Come on. Devo battere chiunque se voglio vincere, non importa il nome. Ma penso che Upset sia migliorato molto nelle ultime settimane e ho goduto giocare contro di lui. Penso che di essere uno tra i migliori. Ma ha detto in particolar modo, ha complimentato Upset, ha detto sì. Ha giocato estremamente bene, specialmente nel game contro di noi. Adesso andremo in bootcamp e i team cinesi sono così strani e così difficili da prevedere e affrontare, e penso che anche affrontare questi scrim mi abbia aiutato molto a migliorare come giocatore, a migliorare quello che sono io di fare. Jizuke, domanda per lui. Semplicemente sei uno dei giocatori più energici, carichi sugli ULCS. Che cosa ti ha riportato a questo alto livello di gioco? Penso che tutti mi stanno comparando allo Spring Split Jizuke. E io volevo far vedere durante lo Spring Split le mie meccaniche, la mia capacità, la mia macro durante tutte le partite. E adesso semplicemente faccio ciò che è necessario per il team per far vincere, per farlo vincere. Semplicemente a volte è necessario da parte mia fare delle outplay, ma spesso e volentieri non serve che io che sia io praticamente il carry player che faccia le grandi giocate. E non devo correre rischi non necessari. Semplicemente durante la fine dello Spring Split, Brox e Xerxes hanno pulito molto il mio stile di gioco e hanno imparato molto da questo. I think people don't realize what I do in the team, like, e spesso e volentieri molti non si rendono conto di quello che faccio per il team. E mentre sono in solo queue posso fare quello che voglio, posso divertirmi. Mentre quando sono in team ovviamente devo fare ciò che è necessario. Avete parlato dello scorso playoffs. Come sentite ad essere arrivati in top 2 prima e poi top 2 effettiva senza gli spareggi? Penso che pensavo che saremmo potuti arrivare anche al rank 1. Vederci così in difficoltà durante l'inizio del split è stato difficile. Che cosa ero proprio non capivo che cosa era successo, che cosa era cambiato. E poi si è parlato anche dei Misfits, ha detto sì, che anche loro sono andati 9-0 e poi sono andati 2-7. Semplicemente dovevamo prendere il controllo delle partite e all'inizio non lo facevamo, adesso in questa fase finale di split sì. Adesso durante Deficio sul desk ha detto che sono uno dei migliori, se non il miglior team in Europa. Pensate di essere migliori Fanatic? Io non rispondo, io me ne lavo le mani. Ha detto by far. Wow. By far e far by. Li ha presi pure in giro. Wow. Ha detto siete addirittura meglio dei Fanati. By far, di un sacco. E invece oh. Poi poi Kiki sacco di un Vitality, seconda posizione, lockati per la semifinale. E con questa performance sappiamo che almeno nelle best of one sappiamo che vincono. Sanno che cosa fare, come farle portarla avanti. Nulla da dire su questo. Hands down. Ma poi, adesso sono in semifinale, garantito al 100%. Ragazzi, semplicemente è da vedere che cosa faranno. Io ho già detto, io voglio vedere. Adesso non voglio tirarla ai Vitality, ma
In un ipotetico mondo in cui i Vitality riescono ad arrivare ai mondiali, io li voglio vedere nei group stage contro un team coreano almeno, vedere che cosa fanno, perché sono super curioso. Perché i Vitality in Best of One sono uno dei team più imprevedibili che abbiamo all'interno delle ULCS, probabilmente uno dei... i team più imprevedibili che c'è al mondo. Forse gli Echo Fox sono simili sotto questo punto di vista, ma ultimamente non stanno performando così tanto bene. Però perciò concentriamoci di nuovo, perché manca ancora un match. Ci sono ancora i G2 contro lo Schalke. Vedremo, vedremo. Quindi, signore e signori, noi ci prendiamo una veloce pausa e andiamo effettivamente a vedere questo ultimo spareggio. Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018.